Ok, buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea e sono il rappresentante di questo gruppo informale che si è occupato di allestire questa testimonianza. E è stato invitato Mark Walton, che con la sua organizzazione Shared Assets si occupa di gestione dei beni comuni in Inghilterra. E che quindi oggi ci racconterà il lavoro, insomma, che sta facendo lui con Shared Assets. E, questa quindi appunto racconterà la sua esperienza, la sua appunto testimonianza. Benvenuti ai partecipanti, grazie ad Arti che insieme nella persona di Maxi ci ha seguito, grazie allo YAM che ci ospita in questa sala. E niente, non mi dilungo oltre a questo. Il tema saranno appunto la gestione dei beni comuni. In particolare noi vorremmo poi proseguire il nostro lavoro sugli spazi periurbani, cercando di capire come i metodi e le attività che porta avanti Mark e Shared Assets possano in qualche modo favorire anche qua da noi la creazione di network, la possibilità di rigenerare il territorio, la possibilità di fare animazione territoriale in questi spazi appunto periurbani, in questi luoghi che noi abbiamo identificato come di particolare interesse in questo momento storico, ma anche che sono sempre stati di particolare interesse perché in qualche modo che sono un filtro tra la città e la campagna, in particolare in Puglia, alla luce anche di una serie di istanze che vengono dalla pianificazione del territorio, il piano paesaggistico territoriale che la Regione Puglia sta promuovendo da qualche anno e ovviamente poi per le nostre le nostre professioni che afferiscono alla pianificazione del territorio, afferiscono all'agronomia e ad altro. Buona giornata e lascio la parola a Mark Walton. Ok, good morning everybody and thank you Andrea and to Aldo and Alessandro and to Arti and Laboratory de Basso for inviting me to speak today. Buongiorno a tutti, grazie per Alessandro, Aldo, Andrea e Arti per avermi invitato. È acceso? So, as you've seen, a typical Englishman, I have no other languages, I'm very sorry. So I'm very glad that we have Vera helping to translate today. Sono inglese, quindi purtroppo non parlo italiano, però sono felice perché c'è Vera che mi aiuterà con la traduzione. So we will be talking this morning about the experience that we have in the UK in the organization that I founded a couple of years ago called Shared Assets in thinking about new ways of managing land. Vi parlerò oggi di come la mia associazione, la mia organizzazione che ho fondato circa 2 anni fa sta lavorando su nuovi modi, su nuove idee di gestione della terra, degli spazi. And in particular we're interested in how we can manage land irrespective of who owns it for common good, so for environmental, social and economic benefits. E soprattutto cerchiamo di capire come gestire questi spazi indipendentemente da chi ha la proprietà di questi spazi, soprattutto per avere dei benefici, dei vantaggi sociali, quindi per l'ambiente, per la società. So this morning I'm going to talk about the UK context and the kind of political and financial context that we are working in. Quindi questa mattina vi parlerò del contesto inglese, quindi del contesto finanziario e del contesto politico nel quale ci troviamo. Talk about the approach that Shared Assets takes to this work and
So in particular, we have sort of three main aspects of our work: social enterprise management of land, commons-based governance of land, and creative engagement of people with their environment. E vi parlerò soprattutto dell'approccio che noi in Shared Assets utilizziamo, un approccio che si basa su tre elementi, cioè la gestione dell'impresa sociale, la governance basata sui beni condivisi e l'impegno creativo delle persone che abitano un determinato territorio. I'll talk about some particular examples, and particular case study examples, both of sectors in which we are working and also specific organizations within those sectors. E vi farò vedere degli esempi, dei case study di in alcuni settori nei quali lavoriamo ed anche di organizzazioni che lavorano nell'ambito di questi settori. And then also about a little about different kind of business models and where the income is coming from that's enabling the management of these spaces. E vi parlerò poi del business model e quindi da dove vengono le entrate che ci permettono di gestire tutti questi spazi. So our intention originally was for this morning to be very much about me presenting to you and then this afternoon a bit more discussion. We'll see how that goes. It may be that we have a little more discussion after the first section of work this morning and then maybe present a little bit more this afternoon. So I've presented or kind of prepared this in a way that hopefully we can be flexible in how we deliver it through the day. Inizialmente avevamo pensato di lavorare questa mattina più in maniera teorica e poi questo pomeriggio avere maggiori discussioni, però poi abbiamo deciso di cambiare, quindi faremo un po' una parte teorica e poi avremo la discussione e quindi alcuni dei punti di cui volevo parlare questa mattina verranno spostati al pomeriggio in modo tale da avere una parte interattiva anche questo pomeriggio. Comunque l'agenda è molto flessibile, quindi possiamo vedere insieme come gestirla. So I'm just going to say a little bit about myself, my background, before I talk about shared assets. I'd also like to hear a little bit from each of you as well, just so I know who I'm talking to and what your interest in this agenda is. Vi parlo prima un po' di me, quindi mi presento un po' e poi chiederò a ciascuno di voi di fare una breve presentazione, presentazione di voi stessi e niente, ora mi presento. So my background by training is that I'm a biologist, environmental scientist, but have worked always in the more practical sphere as a practitioner and as a supporter of other organizations. Il mio background è quello di biologo, quindi però ho sempre più lavorato, diciamo, sul campo e quindi ho più un'esperienza pratica. So I started my career working for the Environment Agency, so Environment Protection Agency in the UK, and then later in my career started working with social enterprises that were interested in working on environmental issues. Quindi all'inizio ho lavorato con l'Agenzia per l'Ambiente, quindi che si occupa della tutela dell'ambiente, e poi successivamente mi sono occupato di impresa sociale correlata appunto alle questioni sempre ambientali. And I would say it was when I started working for the first time with environmental social enterprises that I really found my home and my passion, because the ability to connect the environmental with social and economic benefits suddenly kind of switched a light in my head. I was like, okay, this is something which means that we can as people, as citizens, work with the environment in ways that create benefits rather than only creating problems. Ed è soltanto nel momento in cui ho iniziato a lavorare nell'impresa sociale e ambientale che è emersa, insomma, quella che era la mia passione, perché mi sono reso conto che in questo modo si poteva effettivamente lavorare per sviluppare benefici e vantaggi sociali ed ambientali e quindi non separare i due aspetti, quindi
focalizzarsi su entrambi gli aspetti, potevo mettere tutto me stesso in questo. So I'd like to hear just who's in the room, so who you are, how your work relates to this agenda, so what you do and how it relates to this agenda, and what you hope to get from today, what you're looking for from today. Quindi vorrei capire un po' chi siete voi, come il vostro lavoro si lega all'argomento di oggi, quali sono le vostre aspettative per la giornata di oggi. I introduce myself in italiano. Yes. Sono Aldo Grittani e sono un agronomo. Mi sono occupato di approfondito aspetti socio-economici del territorio rurale e territoriale. Mi occupo di pianificazione del territorio rurale ad Agraria, nell'Università di Bari. Da un po' di tempo mi occupo anche di aspetti legati al paesaggio e sto introducendo un po' la fotografia come strumento di lettura e interpretazione del paesaggio e anche di interazione con le persone, con chi abita i luoghi, per creare appunto come strumento per creare coscienza di luogo, per avvicinare le persone ai territori in cui abitano. Periscape, come dire, può essere uno strumento, un modo per anche che unisce aspetti teorici e operativi, come dire, uno strumento per aggregare persone intorno a questi temi di cui, di cui devi parlare, ci parlerai tu, dei beni comuni. Ciao, io sono Alessandro Bonifazzi e insieme ad Aldo Grittani ed Andrea Tassinari ho promosso la formazione di questo gruppo informale Periscape. Le attività che sono al centro del progetto di Periscape e anche di conseguenza della tua attività, che quindi hanno catturato la nostra attenzione, sono per me estremamente rilevanti, perché diciamo che mi sono occupato soprattutto da ricercatore indipendente, in parte da consulente negli ultimi anni, di governance ambientale, in particolar modo di modelli di governance democratica nelle politiche territoriali. In particolar modo l'aspetto che mi interessa di più è proprio la promozione di un approccio ispirato ai beni comuni in strategie di rigenerazione territoriale. Quello che mi aspetto da oggi è il poter avere delle informazioni, delle sensazioni di prima mano da una persona che, oltre ad averci riflettuto, quindi oltre ad aver studiato e ad aver fatto delle ricerche, ha anche una notevole esperienza di casi concreti, di una moltitudine di progetti reali in cui ti sei confrontato con soggetti diversi, affrontando problemi di natura diversa e forse riuscendo ad individuare alcuni fattori chiave che sono determinanti rispetto all'eventuale riuscita di queste iniziative. Ciao, io sono Giusi Maritato, sono un avvocato e mi occupo anche in alcuni casi di cause di tipo ambientale. E, diciamo, ciò che mi aspetto da questa giornata è conoscere un po' la tua esperienza e questo tipo di temi. Ciao, sono Andrea, mi occupo di pianificazione del territorio e con Aldo, Alessandro e altri ragazzi stiamo cercando di creare interesse e attenzione sul tema degli spazi periurbani in particolare. E quindi oggi vogliamo capire come in Inghilterra vengono gestite certe situazioni, come si fa rigenerazione territoriale, come si fa animazione territoriale, come si promuovono dei progetti che mettono insieme più persone e che mettono insieme terre di proprietari diversi piuttosto che terre comunali, come si riesce a interagire con la pubblica amministrazione e come invece si riesce,
in che casi invece si può riuscire ad, come dire, promuovere dal basso iniziative che poi creano buone pratiche, creano comunità, creano cittadinanza. Basta. Ciao, sono Giorgia Trevisan, sono un geologo. Sono qui perché per caso ho conosciuto Sandro Bonifazi, perché avevo delle idee di recupero del patrimonio geologico in Puglia e cercavo qualcuno a cui esporre le idee e per caso in una stanza di ospedale ho incontrato Sandro Bonifazi e dopo diversi mesi c'è stata l'occasione appunto di questo incontro, dell'organizzazione di questo incontro, mi ha contattato, mi ha invitato e io sono qui per cercare di capire come ci si può muovere per promuovere appunto la rigenerazione territoriale. E per avere degli spunti, delle ulteriori idee su come promuovere e rigenerare il patrimonio geologico in Puglia, che insomma è molto vasto, è per questo. Buongiorno a tutti, sono Gaetano, sono un forestale, sono ricercatore qui all'Istituto Agronomico, conosco Alessandro e Aldo per aver lavorato insieme a dei progetti sulla gestione sostenibile e partecipata delle risorse naturali proprio nelle aree protette. E, benché normalmente mi occupi di altro, mi occupo di ricerca, innovazione, cooperazione in generale, come attività di volontariato lavoro in una periferia e vorrei coinvolgere i ragazzi con cui lavoro in un'attività di possibilmente riqualificazione di una zona molto degradata attraverso magari il recupero dal punto di vista agricolo. Quindi sono molto interessato a capire materialmente, praticamente, come avete gestito la partecipazione delle comunità locali nella gestione di queste aree e anche nella contrattazione con i proprietari. Grazie. Che proprio non è accesa. Sì, comunque parla. Ok, così si può parlare anche senza. Sì, però parla perché devono registrare. Va bene. No, buongiorno, io sono Pandelli Pasco, sono agronomo in questo istituto. No, volevo capire dal tema se si tratta anche qualche rapporto fra i terreni urbani e questi agricoli in queste zone. Grazie. Le persone in fondo, volete presentarvi? Thank you. Just a little bit about shared assets. Shared assets is a social enterprise. Qualche informazione su Shared Assets, è una impresa sociale. I founded the organization 2.5 years ago, and it's still a very small organization. We have 2.5 paid staff. Ho fondato l'associazione 2 anni e mezzo fa, siamo ancora una piccola associazione perché abbiamo uno staff di 2 persone e mezzo. half. And
we also work with other people as associates with specific expertise. Lavoriamo però anche con altre persone che hanno competenze specifiche. I established shared assets because I had history of working with organizations who wanted to do environmental work in their communities but could not get access to land, even though they knew that there was land that wasn't being managed in their municipalities. Ho fondato questa associazione perché avevo conosciuto delle organizzazioni che volevano occuparsi della gestione del territorio, però non sapevano come farlo, anche se sapevano chi si occupava di chi erano, insomma, queste terre, chi appartenevano a queste terre. And also since the crisis in 2008, the state, both nationally and locally, has been looking at how it can stop managing lots of the land and buildings that it owns and has responsibility for, and so is looking for new ways of managing that land. And so interested in looking at what new forms of land management might look like for the public good. E ho fondato l'associazione anche perché con la crisi del 2008 i governi, quindi i poteri statali, cercavano di capire nuovi modi per gestire gli spazi e quindi niente, per questo motivo. And traditionally it seems that land is often managed either purely for conservation, purely to protect the natural environment and biodiversity, or it's managed to be exploited for profit. And so we're interested in ways in which it might be managed both for economic gain, in ways that benefit people and communities, but also protect and enhance the quality of the environment. Di solito la gestione degli spazi ha due obiettivi, o quello di proteggere e di tutelare l'ambiente e quindi la biodiversità, oppure quello di gestire gli spazi per ottenere dei profitti. E il nostro obiettivo è quello di mettere insieme questi due campi, e quindi quello di trovare un modo per gestire gli spazi sia per proteggere l'ambiente, tutelare l'ambiente, sia per garantire dei profitti, delle entrate per la comunità che abita in quegli spazi. We have funding from an independent trust which enables us to provide No, no, più che altro per la traduzione. Ah, non si sente. È poco. Ah, ok. Sì, la voce un po' più alta. Okay. Quindi devo usare entrambi? Sì, tutti e due. Vabbè, tanto questo... Okay. Okay. Provare. Ok. Ok. Tanto, vabbè. Ok. So we have funding which enables us to provide free support to community organizations who are managing land, and we can help them to develop their businesses, basically. So we provide basic business support to organizations that are managing woodlands, who are growing food, who are managing public green spaces. E noi diamo supporto alle associazioni che cercano di gestire gli spazi nei quali abitano, quindi boschi ed anche nei settori della produzione alimentare. Quindi cerchiamo di dare un supporto a tutte le organizzazioni che lavorano nei diversi settori. We also undertake research. Both research that we initiate and research that we undertake for clients, and we provide consultancy services to landowners on a commercial basis. Facciamo poi ricerca e poi consulenza alle associazioni che ce lo richiedono su base commerciale. Commercial work helps to pay for the work that isn't paid for. E questo lavoro commerciale, diciamo, ci aiuta anche a trovare le risorse per quel lavoro che invece non è pagato. And we use that experience as a
researchers and as working with practitioners in order to advocate for new ways of managing land. So we use that experience to act as advocates, so as knowledge that we then use to advocate for new ways of managing land. E utilizziamo tutte queste risorse per trovare, per difendere, per promuovere questi nuovi modi di gestione della terra, queste nuove modalità di gestione degli spazi. So a little about the context in which we work. Like all governments, probably in Europe, post-2008, we are working in a time of austerity, a time of much less public finance available, and of both a financial and a political drive to create smaller government. So for government to do less, for private industry, and for communities to do more. Come tutti i paesi, dopo la crisi del 2008, ci troviamo a vivere in una situazione di austerità in cui i governi cercano di creare anche delle forme di organizzazione, quindi di governo molto più piccole. And this is manifesting itself in both central and local government selling assets that it owns, so buildings and land. E tutto ciò si esprime nel fatto che i governi tendono a vendere i beni pubblici, che si tratti di edifici oppure di terreni, di spazi. And we also have across all political parties a rhetoric, at least, about localism, about power being devolved to a more local level. In practice, not always, but the rhetoric is there. E c'è anche questa teoria del localismo, diciamo, quindi di dare il potere, di porre il potere a livello locale, però diciamo che in pratica spesso non avviene così. But the United Kingdom is made up of four nations, England, Scotland, Wales and Northern Ireland, and we do have a lot of devolution to those different regions, to those different countries. Il Regno Unito è costituito da quattro diversi paesi, da quattro diverse regioni, e quindi ci sono dei tentativi di fare questa devolution da parte dei vari paesi che compongono il Regno Unito. So when I'm talking, I'm mainly talking about the English context, because it's similar in England and Wales. Scotland is very different and has a very different history, particularly in relation to land and land ownership, and it has had a degree of land reform which we haven't had in the rest of the UK. Quindi io mi focalizzerò più sul contesto inglese, quindi dell'Inghilterra, perché diciamo che la situazione dell'Inghilterra e del Galles sono molto simili le due situazioni, mentre la Scozia è una situazione molto diversa, vi sono delle riforme sulle terre che non sono state invece attuate in Inghilterra, quindi per questo motivo mi concentro non sul Regno Unito nel suo complesso, ma soprattutto sull'Inghilterra. One area where there has been both political and practical action around localism is in 2011, in the first year of the new government, we had a Localism Act, a new piece of legislation. Nel 2011 è stata adottata una legge sul localismo, quindi diciamo che questo è stato il primo passo legislativo. And this introduced a series of new community rights. Che ha introdotto una serie di diritti di comunità, potremmo dire. And these include the community right to bid, which is a right to for communities to identify land and buildings which are of value to the community. Uno di questi diritti era il diritto della comunità di identificare quelli che erano i valori, quelli che sono i valori specifici della comunità. And these can then be placed on
a register of assets, a public register. E questi beni vengono inseriti in un registro pubblico dei beni. And then when the owner, whether public or private, decides to sell the asset, they have to provide the community with 6 months' notice of their intention to sell, to enable the community to organize and to raise the finance to be able to bid to purchase the property. E se il governo vuole vendere questi beni, deve dare un preavviso di 6 mesi e quindi la comunità deve essere informata 6 mesi prima di questa volontà da parte del governo di vendere lo specifico bene. So in practice these are often buildings, public buildings, town halls, community centers, swimming pools, but also land, parks, playing fields, open spaces which have an existing community use. Si tratta quindi sia di edifici pubblici come una palestra, una piscina, un centro ricreativo, sia di spazi di terreni pubblici, di spazi pubblici, quindi una particolare area paesaggistica, naturalistica della zona. It doesn't give the community the first right to the property. It goes on the open market, but they have the right to make the offer, to bid. So it doesn't guarantee that the property will end up in the ownership of the community, but it provides an opportunity. Quindi questo non garantisce che la proprietà spetta alla comunità, ma la comunità comunque ha la possibilità di presentare l'offerta. And then the community right to challenge is similar, but is relating not to property, but to services. E poi c'è un altro diritto della comunità, il diritto, diciamo, di contestare, che riguarda non le proprietà, ma i servizi. So if the community believes that they can deliver, for instance, a health service or the park service better than the local authority, then they can request or demand that the local authority puts that service out to commercial competition, to a tender. Quindi se la comunità pensa che ad esempio un specifico servizio sanitario possa essere offerto meglio dalla comunità piuttosto che dall'autorità locale, allora può the community can challenge. So they can then bid. So the community can demand that the local authority takes that service and puts it out for a commercial tender. La comunità quindi può richiedere all'autorità locale di organizzare una sorta di gara d'appalto per quello specifico servizio. Again, it doesn't guarantee that the community or the community organization will win the competition to deliver that service. It may go to a private competitor or to a different community organization, but it's intended to create the opportunity. Nemmeno in questo caso è sicuro che comunque quel servizio verrà vinto dalla comunità, perché potrebbe anche essere vinto da un individuo, da una società privata, però comunque crea la possibilità per la comunità di partecipare all'offerta. In practice, these rights the rhetoric behind these rights is that they are about providing opportunities for more community control. In practice, there is concern that they are a way of stripping goods and services from the public sector, and that they actually only provide opportunities for private bidders to come in, and that in practice communities are unlikely to secure those goods and services. But it's still quite early days as to how in practice it works.
in teoria tutti questi diritti dovrebbero dare alla comunità la possibilità di partecipare, di essere coinvolte e quindi di avere il controllo della gestione del territorio. Però dall'altro lato ci sono anche delle paure, delle preoccupazioni che questi diritti in realtà possono portare a rischio che siano soltanto dei soggetti privati ad occuparsi della gestione del territorio. Quindi ci sono questi due aspetti che vanno considerati. Another aspect within the same act was a reform of the planning system in the UK, in England and Wales, which has very much simplified the planning system and has stripped out all of the kind of regional level of planning within the UK. E un'altra cosa che ha fatto questa legge è quella di riorganizzare la pianificazione territoriale, quindi è stata in qualche modo semplificata perché sono stati eliminati tutti quei sistemi di pianificazione regionale che invece complicavano le cose. So you have plans developed at the local level by local municipalities. But you also now have a right for communities to create their own plans at a neighbourhood level, and this is a bottom-up process. So this is a process whereby citizens come together to create a group who will create their local plan. Quindi c'è la possibilità di pianificare a livello locale, ma c'è anche la possibilità per le comunità di creare dei piani all'interno del quartiere di quella specifica comunità. Quindi è una pianificazione bottom up, quindi che parte dal basso e va verso l'alto. The neighborhood plan, which is created by a small group of citizens, has to be voted on in a local referendum. So there has to be a majority in favor of the plan. E questo piano locale che parte dal basso, che parte quindi dalla comunità, dal quartiere, deve essere sottoposto a votazione, quindi è appunto attraverso questa votazione che viene che si prende la decisione relativa al piano. The intention of the e questa votazione avviene tramite referendum, quindi è a maggioranza. The intention of the reform is clearly to enable, and is stated as being, to enable more development, but sustainable development in the terms of the legislation. L'obiettivo di questa legislazione è quello di permettere un maggiore sviluppo, ma soprattutto sviluppo sostenibile. And there are incentives for communities to accept more development in their areas, housing and industrial development, through a levy, a tax on development, which then the community is able to decide how to spend. E questo sviluppo può avvenire attraverso una piccola imposta che viene pagata e che permette appunto di gestire questi spazi, permette alle comunità di capire come pianificare tutta la gestione degli spazi. So overall we have big cuts in public spending. So local authorities, local municipalities have seen over the last few years 30 to 50% cuts in their spending, and in the next 4 or 5 years may expect to see another 30% cut in their spending. Sono stati effettuati molti tagli alla spesa pubblica, circa il 20-30%, e nei prossimi anni ci si aspetta un ulteriori tagli del 30% probabilmente. So the focus for the municipalities is on only those services which they are required to deliver by law, which tend to be around protecting children, protecting adults, and so the lots of other services, and particularly things like open space management, management of parks and green spaces, are being cut even more than that.
e quindi si tende a gestire soprattutto quei servizi come la tutela dei bambini, degli adulti, mentre per quanto riguarda altri servizi, quindi ad esempio la gestione degli spazi pubblici, dei parchi, questi sono dei settori che hanno ricevuto dei tagli ancora più elevati rispetto agli altri. And there is a push for development, for growth, across all parts of government, central and local, and so increasing pressure in many ways on the environment. E vi è una spinta per lo sviluppo da tutti i livelli e quindi viene fatta moltissima pressione sull'ambiente. And on the one hand, we see a removal of regulations, a removal of protections, both social and environmental, but on the other hand, we see some of these beginnings of rights and new legislation which does provide some more powers to communities to set their own local agendas. Quindi da un lato vengono rimossi alcuni diritti sociali e ambientali, però dall'altro lato vediamo che viene anche garantito una maggiore possibilità di azione alle comunità a livello locale. Okay. Are there any immediate kind of questions of detail or of understanding about these issues, because they're a little technical? Ci sono domande specifiche su questo argomento, perché è un argomento abbastanza specifico, quindi se non avete capito qualcosa potete fare domande. Io volevo fare un piccolo chiarimento su questa riforma della pianificazione, che è fondamentale perché determina una situazione molto diversa rispetto a quella italiana, nel senso che con questa spinta verso il localismo adottata dall'attuale governo e che decide nel dettaglio tutte le trasformazioni territoriali che sono possibili nei nostri territori. La situazione nel Regno Unito era già molto diversa, perché vigevano già da diversi decenni dei piani, che erano più dei piani strategici, quindi delle visioni di trasformazione del territorio che sicuramente erano accompagnate da una serie di regole, ma che tuttavia lasciavano ancora un certo margine di flessibilità rispetto, diciamo, poi ai singoli progetti. Questa situazione viene ulteriormente modificata negli ultimi 2 o 3 anni, perché con l'introduzione di questi piani di quartiere si sposta proprio il centro decisionale, nel senso che oggi si mette molta enfasi, apparentemente, come però avvertiva Mark, nel senso che potrebbe essere solo uno spostamento apparente del potere decisionale, si dice che piccoli gruppi di cittadini possono promuovere dei piani, appunto, di quartiere, quindi di piccole porzioni del territorio che io chiamo comunale. Nel Regno Unito, diciamo, faremo riferimento alle local authority, all'autorità locale come definizione generale, quindi viene promosso un piano urbanistico di dettaglio da gruppi anche piccoli cittadini, e la decisione, qui è la cosa, diciamo, apparentemente sorprendente, avviene attraverso un meccanismo di democrazia diretta, quindi non più di democrazia rappresentativa, cioè attraverso un referendum. E questa è una novità davvero importantissima. Su questo Mark già avvertiva che in realtà si tratta di un'esperienza che è appena iniziata, quindi probabilmente non è possibile trarre delle conclusioni sugli esiti, cioè se davvero si sia rafforzata la democrazia diretta e l'organizzazione dal basso, oppure se alla fine questa riforma non si traduca soltanto in l'apertura di una breccia rispetto a delle dinamiche, diciamo, di mercato.
Poi volevo fare una piccolissima precisazione, la parola development ha almeno due significati importanti nel contesto odierno, nel senso che da un lato ha lo stesso significato di sviluppo, così come lo intendiamo in italiano, cioè complesso, socio-economico, dall'altro ha un significato specifico, cioè di trasformazione territoriale, in particolar modo nel senso della edificazione e dell'urbanizzazione, quindi spesso lui la usa con questo secondo significato. Invece la domanda che volevo porgli era se era possibile già avere un'idea della efficacia di questo community right to build, cioè della possibilità che dei terreni o degli edifici che sono stati inseriti in un registro pubblico in quanto ritenuti importanti dalla comunità, siano poi effettivamente acquistati dalla comunità nel momento in cui il proprietario pubblico o privato, come Marti ci diceva, decide di venderli. E questo è un altro fenomeno fortissimo anche in Italia, che in Italia prende il nome di alienazione e valorizzazione immobiliare, che è, diciamo, l'etichetta dietro cui si trova in realtà un fortissimo impulso che osserviamo in questi anni alla dismissione del patrimonio pubblico. Anche questo ambivalente, perché può sicuramente offrire delle opportunità di sviluppo locale, oppure può essere alla fine una, insomma, grossa operazione di dismissione del patrimonio pubblico, anche con dei rischi, perché molti di questi beni hanno grande valore ambientale o storico-culturale. Quindi mi chiedevo se questo community right to build in qualche modo si stia rivelando efficace, cioè le comunità riescono veramente ad organizzarsi, a reperire le risorse innanzitutto finanziarie, ma poi a dimostrare anche la capacità gestionale nei confronti di questi terreni o di questi edifici. Okay, in practice, I would say that most of the transfers that are happening of ownership are happening from public authorities to community organizations, are happening voluntarily and not under the community right to bid. Diciamo che la maggior parte dei trasferimenti dall'autorità locale alla comunità si stanno effettuando in maniera volontaria e non sulla base di questo diritto della comunità a presentare l'offerta. So we are seeing land being put on the asset, on the register of assets of community value. Quindi gli spazi, la terra viene posta in questo registro dei valori della comunità. But in many cases, when land comes for sale, the community are outbid by private interests. Ma quando poi si arriva alla questa terra, questo spazio viene posto per la vendita, vi è sempre la predominanza di interessi di privati rispetto a quelli della comunità. But we also have a parallel system of voluntary asset transfer whereby local municipalities have the right to sell public assets to a community for community use at below the market rate. So they're not required to get full market value for the assets. Ma abbiamo anche delle situazioni in cui i comuni possono vendere alla comunità, però ad un prezzo, ad un valore di mercato inferiore rispetto a quello reale. And so we have seen hundreds of transfers of buildings, some of land, from public ownership into community ownership or into the ownership of community organizations on a voluntary basis, often for a minimal or nominal fee. So for a pound, I can have this building. I think there is a limit that the municipality can take anything up to £2 million, so 2.4 million euro off the value. So if the value is 2.4 million euro, you can have it for nothing. So you can have it for nothing. So if the value was 5 million, mm-hmm. then you could have 2.4 million taken off the price. But if the value is 2.4 million or below,
you can give it away. Quindi però sono sempre più frequenti questi casi di trasferimento della proprietà dalle autorità locali, quindi comunali, alla comunità su base volontaria ad un prezzo veramente minimo. E quindi ad esempio se un bene ha un valore di 5 milioni di euro, questo viene svenduto, diciamo, a 2 milioni di euro, oppure se ha un valore di 2 milioni viene addirittura dato per nulla. In practice, of course, many of the assets being transferred in this way are liabilities. They have a lot of costs associated with them. And if something is really an asset, then it's more likely to be sold on the commercial market in order to provide income to the authority. In realtà la maggior parte dei beni che vengono venduti in questo modo sono dei beni che non hanno, diciamo, tanto valore, mentre quando si parla di asset e quindi di beni che possono portare profitto alle autorità locali, allora si passa alla via tradizionale, quella commerciale. But many municipalities are genuinely seeking to transfer good assets into the community in order to preserve them for community use. And in many cases, they are investing in those buildings before they transfer them to make sure that they are in good condition and able to be managed sustainably by a community organization on a not-for-profit basis. Però ci sono anche dei casi in cui il governo locale decide di trasferire alla comunità quelli che sono degli asset e quindi che hanno effettivamente che possono portare profitto alla comunità e spesso addirittura fanno degli investimenti in questi beni. Quindi ad esempio se si tratta di un edificio si occupano prima della riqualificazione dell'edificio in modo tale che poi possa essere dato alla comunità in condizioni tali da portare un effettivo vantaggio alla comunità. Did that answer your question, Alessandro? Yes, it does. Okay. I'm going to move on. I think we can come back and talk more about this if it's of interest. Vado avanti, ma ne possiamo parlare dopo se vi interessa. The other side of the coin in the UK is around demand from communities and the level of demand. L'altro aspetto riguarda la domanda e quindi il livello di domanda da parte della comunità. And we're seeing an increasing demand for land for a range of different purposes, including food growing, producing renewable energy for recreation and for a range of different purposes. E vediamo che c'è una richiesta crescente di spazi, di terreni per diversi scopi, che possono essere la creazione di spazi ricreativi oppure per coltivare dei prodotti alimentari oppure per diversi altri motivi. In many cases these are informal arrangements. There's no lease or agreement. There is just an informal agreement between the landowner and the group. In molti casi si tratta di accordi informali, quindi non c'è un contratto di affitto, nessun tipo di contratto, ma semplicemente il proprietario di quel terreno, di quello spazio, permette ad un particolare gruppo di utilizzare quello spazio. And so we have many different types of organization involved in managing land, ranging from what we call friends of the park. And these people are involved as advocates and as protectors of this space. They may get involved in day-to-day management, like planting, but largely they're there to advocate with the landowner, with the local municipality, for the upkeep of the space. E ci sono diversi gruppi che si occupano di questa gestione degli spazi. Ci sono i cosiddetti amici di, quindi ad esempio amici del parco, cioè delle persone che sono coinvolti anche ad esempio nel piantare determinati ortaggi, quindi sono impegnati con il proprietario della terra per meglio gestire questi spazi. And so if you like, they might be considered to be an informal part of the governance
of those spaces. E sono una parte informale, diciamo, della governance di questi spazi. And then we have more formal organizations, some of whom may be kind of enterprising. So the friends groups are voluntary, and there are kind of other kinds of voluntary community groups. Questi primi gruppi sono dei volontari che possiamo definire dei difensori di questi spazi, e poi c'è invece un altro gruppo diverso di cui ora parlerò. So these formal groups may be more enterprising, so they may be deriving income from their activities. Questo secondo gruppo è un po' più formale, quindi è un gruppo che può ricevere delle entrate da questa gestione. And they may be values driven, so they may be looking to provide a community benefit in terms of either just managing the space for the community, but also delivering things like education or health services within the space. E sono, diciamo, guidati dal valore, cioè forniscono ad esempio servizi di formazione e di istruzione, perché vogliono trasferirli alla comunità, quindi vogliono trasferire determinati valori e servizi alla comunità. Or they may be working for mainly for their own benefit, so improving the value of the space, improving the environment, but working as or a producer cooperative to produce food or wood fuel or some other means of generating a livelihood for themselves. So it's less about the community benefit and more about the benefit of the individuals involved. E poi c'è un altro gruppo che, piuttosto che mirare al beneficio per la comunità, mira al beneficio e quindi all'interesse del gruppo coinvolto. E quindi può essere una cooperativa che si occupa della gestione di quello spazio per i propri bisogni e per le proprie esigenze. And then we also have the more kind of alternative or unorthodox groups, so kind of particularly people who've come out of things like the Occupy movements and squatters who are taking a space often for political and social as well as environmental reasons. E poi ci sono i cosiddetti gruppi anortodossi, non ortodossi, come Occupy o altri gruppi di questo tipo, quindi sono dei gruppi che For political and social, yeah. Si tratta quindi di gruppi che si gestiscono questi spazi per lo più per degli ideali politici e sociali, quindi hanno più un interesse sociale e politico. Okay. So for instance, we are currently supporting a group of squatters on an abandoned square in London, which has been closed for many years and derelict. And they've squatted it and are opening it to the public as a community center. Ad esempio, gruppi di abusivi, possiamo definirli, che sono entrati in una piazza pubblica in Inghilterra e l'hanno occupata, possiamo dire, e la utilizzano per organizzare delle attività per la comunità. And so we have a range, if you like, of people who are probably more conservative, looking to maintain and preserve their local environments, and other people who are much more kind of radical in terms of looking at alternative economies, alternative ways of organizing their local societies, who are interested in tackling climate change or addressing sustainable development. So you have a range of different motivations as to why people are getting involved, but across all of that spectrum, the level of interest is increasing. E quindi abbiamo dei gruppi più tradizionali che gestiscono gli spazi proprio per l'interesse della comunità. Ci sono invece dei gruppi più radicali, dei gruppi più alternativi, quindi diciamo che gli interessi possono cambiare e a mano che si passa da un gruppo all'altro, questi interessi possono anche diventare più forti. And an interest, a rising interest in the ways of organizing, so not just what they're doing,
but how they are doing it. And so a rising interest in cooperative approaches, collaborative approaches, both from the community, but also from public authorities, and in thinking of these spaces as commons, as being of common value. E quindi ci sono approcci vari, comunque tutti approcci che considerano questi beni, questi spazi come un valore condiviso, un valore da condividere con l'intera comunità. Okay. And so this is the context in which we are working, in which Shared Assets is working. So both increasing push from government who are trying to get rid of assets, and an increasing kind of pull, an increasing interest from communities, but very little in the way of experience or kind of formal agreements about how these groups might work together to manage these assets. Quindi cerchiamo di lavorare sia con i governi, quindi per far capire loro nuovi modi di gestione degli spazi, sia con la comunità per essere più coinvolta e più partecipativa nella gestione degli spazi stessi. And these are, I think, our experience is that these kinds of the land and these kinds of public environmental assets are things that people feel really passionate about. That they don't want to just see sold off, that there's a sense that they are public in some way. E c'è nelle persone questa idea, questo sentire che questi spazi sono degli spazi comuni, quindi li sentono proprio e non dovrebbero essere venduti. But the public realm is saying we don't have the money and the ability to manage these spaces anymore. And so how do we find new ways of managing these, which are neither entirely state, nor entirely private, but something else? Però poi c'è l'aspetto pubblico, diciamo, sì, l'aspetto pubblico che non ha le possibilità di gestire questi spazi perché non ha i fondi, non ha le risorse per farlo, e quindi ci sono... bisogna trovare un modo per gestire queste due forze. And so the approach that we are taking at Shared Assets, I think we have kind of three main ways in which we are approaching this problem. E noi in Shared Assets cerchiamo di gestire questo problema secondo tre punti di vista diversi. And the first is around social enterprise approaches to management, and seeing this as being an alternative to purely voluntary approaches, which a lot of people associate with, certainly in the UK, with community environmental action, is that this is a voluntary activity in which nobody gets paid. Quindi c'è un approccio di impresa sociale alla gestione che è un approccio completamente volontario, quindi le persone portano avanti questo approccio senza ricevere alcun salario. But many of these spaces require investment, and they also provide opportunities for people to create livelihoods and to grow the local economy at a time when we really need new jobs and new forms of employment and economic activity within our communities. So this space it requires investment, it requires money to be spent on it, so it's not free, and we need to create new livelihoods. Però in realtà questi spazi richiedono notevoli investimenti perché l'obiettivo è soprattutto quello di creare nuovi mezzi di sostentamento, nuove risorse per le comunità. And also that these are spaces that require management. Very little of our green spaces are truly wild. They all require some kind of active management in order to maintain the environmental quality and the biodiversity, and to keep creating renewable resources from them.
Sono degli spazi poi che richiedono comunque un grandissimo lavoro di gestione e sono degli spazi molto, molto ampi, quindi un forte lavoro. And so we're looking at how we create business models for the management of these spaces. How do we ensure that they generate incomes that enable investment to be made and enable people to be paid for managing them? E cerchiamo dei modelli di business per gestire questi spazi, quindi cerchiamo di capire come le persone possono quindi cerchiamo di capire anche come attraverso questa gestione dei propri spazi le comunità possono generare per se stesse profitti. And so these are spaces quite often which are shared in different ways, and different people have different engagement and different they have a different value to different people. Si tratta di beni condivisi che hanno per ciascuna persona un valore diverso. So for some people they may be a purely aesthetic value, and for others a place to exercise, and for others somewhere that they can derive fuel or food from. Quindi per alcuni questi spazi potrebbero avere un semplice valore estetico, per altri un valore di spazio da utilizzare per l'esercizio fisico, oppure per altri invece spazi da gestire per riuscire ad ottenere determinate risorse, quindi non so, legna da vendere. And so they're quite often contested, and particularly if you're looking at doing something new in this space, it can create problems of, well, who gets to decide how this space will be managed and used, because everybody feels like it's their space. E spesso quindi si tratta di spazi contesi, perché tutti cercano di trovare un modo per gestirli e tutti lo sentono come un proprio spazio. And how do you manage spaces in a way that is enterprising, but which doesn't deplete them? So which actually enriches the space and makes it a better quality. So how do we do lots of different things, lots of different people gain a benefit from the space whilst maintaining and enhancing the space itself? Quindi come riusciamo a mettere insieme questi due aspetti, quindi fare di questi spazi degli spazi che possono in qualche modo creare impresa, portare profitto e invece gestire questi spazi in modo tale che siano tutelati, che sia tutelato l'ambiente, quindi è appunto questa è la nostra sfida, cercare di capire come gestire gli spazi in modo tale da venire incontro a queste diverse esigenze. And so we are looking at this as an issue for commons governance, learning from examples where multiple actors are involved in the governing of a common resource in order to maintain it, but also to derive benefit from it. Quindi vediamo come questi spazi possono essere gestiti da più soggetti in modo tale che questi spazi possano dare profitto e benefici alle persone che lo gestiscono, ma nello stesso tempo possano anche essere protetti e quindi essere riqualificati e tutelati. And also how do you engage people in thinking about these spaces in new ways and engage these different actors who may not normally sit around a table in order to discuss these issues. So the other aspect of the work that we're looking to develop is around how do you do that engagement in a way that is creative, that enables people to be innovative and to come up with new solutions and to build new relationships. E l'altro modo è quello di cercare di capire come riusciamo a coinvolgere le persone, a favorire questa partecipazione delle persone in maniera creativa, quindi in modo tale che le persone abbiano queste idee creative di gestione degli spazi. And because these spaces are contested and have multiple different users,
quite often that the engagement starts with conflict. That people become engaged when they feel that there's a threat or that something's going to happen that they don't want. And so also creative engagement is about how do you overcome that conflict and create a space that people can start to think and engage differently. E spesso, proprio perché questo spazio rappresenta un valore diverso per ciascuna persona, quindi sono spazi contesi, bisogna trovare anche un modo per favorire questo impegno, questo coinvolgimento creativo, cercando di superare quello che è il conflitto che può derivare appunto da questo interesse diverso delle varie persone. So just a little more on each of these, I suppose, that in terms of social enterprise management, we're very much looking at how you can manage spaces that in ways that improve their quality whilst being able to take resources in a way that is sustainable, which can both meet local needs and create sufficient income to be able to employ people to maintain those sites. E quindi il primo aspetto è gestione di impresa sociale, quindi cerchiamo di capire come poter gestire questi spazi in modo tale che venga rafforzata e protetta la qualità di questi spazi, come possa generare reddito per le comunità locali, generare lavoro per le comunità locali, come possa essere gestito in maniera sostenibile. That often we're talking about a diversity of activities on a single site in order to generate sufficient income to create livelihoods on that site. E spesso viene attuata tutta una serie di attività molto diverse proprio per generare profitto all'interno di uno stesso territorio, di uno stesso spazio. And quite often each of those individual activities on its own is quite marginal, there's little profit. E spesso, se prese singolarmente, queste attività in realtà non sono molto redditizie. But by combining them well and having a small staff who can deliver a range of different activities, you can make it work as a sustainable business. Ma se riusciamo a combinare tutte queste attività, allora riusciamo a far sì che tutte insieme possano funzionare e creare un business sostenibile. We'll talk later about some of the models in use, but they include things like imaginative ways of being able to bring your labor onto the site. So things like training schemes where somebody else will pay for that person to be there in order to learn skills, but also things like volunteering and corporate volunteering, so that you're bringing, you have some kind of core paid livelihoods, but that you're using other means of bringing in the labor that you need and creating high value products from your management, which you can then sell. Sorry, too much there. So you need a core of paid staff, mm-hmm. but that you can then think about how you supplement that with volunteers, with trainees who are being paid to be trained, and then also you're creating high value goods which mm-hmm. you can sell. So you have income coming in many ways. Quindi si avrà per queste attività, diciamo, uno staff pagato e bisogna capire dei modi per associare a questo staff pagato tutta una serie di persone che possano contribuire a rendere quell'asset un asset di maggior valore, quindi ad esempio associando il lavoro dello staff pagato con quello di volontari oppure quello di stagisti, quindi organizzare, non so, attività di formazione in questi spazi. And then think about commons-based governance. In the UK there is and I believe in parts of Italy, a strong tradition going back hundreds of years of communities who manage
woodlands or pastures in a commons form. So there are many different users who are gaining a benefit from the site, and they are all involved in ensuring that nobody is taking too much and that the site can be sustainable over generations. Sicuramente anche qui avete questo modello di organizzazione degli spazi comuni in cui tutta una serie di soggetti della comunità partecipano alla gestione dello spazio e tutto ciò avviene secondo una maniera regolamentata, quindi una maniera organizzata in modo tale che nessuno degli attori possa occupare più spazio dell'altro e quindi avere più potere rispetto agli altri soggetti. And in the UK we saw from the 12th century onwards those commons being enclosed for private use, and that's something that accelerated massively through the kind of 16th, 17th, 18th centuries. E dal XII secolo in Inghilterra è iniziata questa azione, quindi gli spazi pubblici venivano in qualche modo recintati, si creavano quindi dei piccoli spazi. And we saw political movements, which are very much part of our political tradition, arise. So the 17th century levelers who occupied land in order to grow food because the land that they had been working had been taken away by enclosure. And this informs still our modern politics and the language with which we use to talk about land. E poi successivamente negli altri secoli c'è stato questo movimento per cui le persone iniziavano ad occupare altri spazi perché la terra che loro possedevano era stata appunto posta in questi recinti. And so we have this tradition of hundreds of years which still survives in some places. We still have some places which are managed as commons with a council of commoners. E quindi ancora sopravvivono fenomeni di questo tipo, quindi ci sono degli spazi comuni che vengono gestiti, ad esempio per avere il proprio bestiame, quindi in questo spazio condiviso si tiene lì il proprio bestiame. And we also have a much more modern consideration of the commons. E c'è poi una idea più moderna, diciamo, di questi beni condivisi. With a kind of an interest that's been generated from largely from the digital world and the creation of things like open source software, which are commons. These are common goods. Everybody contributes, everybody benefits. Che ha beneficiato, diciamo, del mondo digitale, quindi ad esempio l'open space software che sono appunto dei beni condivisi, dei beni comuni che tutti possono utilizzare. And the lovely lady here is Eleanor Ostrom, some of you may know. She died last year, but was a Nobel Prize winning economist who won her Nobel Prize for her study of how commons are governed. La signora nella foto è Elena Ostrom, una signora che è morta l'anno scorso, una economista, ha vinto il premio Nobel, che ha appunto parlato di come gestire questi beni condivisi. And traditional economics states that if you have a commons, it will automatically become degraded because people will take too much, give too little, and so you have the tragedy of the commons. Which sees an inevitability in commons being degraded because people will abuse them. E nella economia tradizionale vi è l'idea che i beni comuni, i beni condivisi, in realtà finiscono con l'essere degradati perché troppe persone vogliono utilizzarli, quindi c'è chi utilizza poco, chi utilizza di più, e quindi c'è questa degradazione dello spazio del bene comune. And what Ostrom did was to look at existing commons, things like fisheries and groundwater reserves, which are being managed by multiple actors who have created local forms of governance and local rules for how those will be managed and have managed those successfully.
And so she looked at living examples and defined some rules which seemed to be common amongst all of those. E l'Astrom ha analizzato alcuni dei beni condivisi, dei beni comuni come la pesca, le risorse idriche, quindi ha visto diversi esempi di come venivano gestiti e quindi ha individuato, possiamo dire, delle regole, delle norme. And so you can see her rules, some of her rules here. And so these are quite simple, really. Questa è tutta la lista delle norme che in realtà sono semplici. So you have some clearly defined boundaries, you know what your area is. Quindi confini ben definiti, quindi sappiamo qual è la nostra area di confine. You create rules which are suitable to this place. So you don't just bring in some rules from somewhere else, you work out what the rules of use are for that place. Sono regole che riguardano soltanto quella situazione lì, quella condizione locale lì, quindi non sono regole che vengono prese esternamente. And everybody who is involved in the use of that resource, who benefits from it, has a right to be involved in the decision making about how it is managed. E tutte le persone che utilizzano quella specifica risorsa hanno una voce nel processo decisionale, quindi quindi partecipano alle decisioni su come gestire quel bene. The system needs to be accountable, and so people who abuse the rules need to have some kind of sanction or punishment. E ciascuna persona deve essere responsabile, quindi se vi è una violazione di una specifica regola, una specifica norma, allora devono esserci anche delle sanzioni. And so the monitoring of those needs to be accountable to everybody. E quindi vi è il monitoraggio su ciascuna persona responsabile. And there needs to be an easy way to resolve conflicts. So it shouldn't be expensive or difficult to obtain justice, essentially. E ci deve essere una maniera semplice ed economica per risolvere eventuali conflitti che possono emergere per questo spazio. And we have bene. We tend to describe things as being commons, so something that we share. A shared piece of land we may call it a commons. Quindi noi chiamiamo commons bene condiviso, bene comune, un qualcosa che condividiamo, appunto, quindi ad esempio un appezzamento di terra. But I like this equation by the writer David Bollier, who writes on the commons. This equation. E quindi abbiamo questa equazione su questi beni condivisi. It's from a writer called David Bollier. Che è stata data da un autore, David Bollier. Bollier, yeah. And so he will say that it's not the thing that is the commons. The thing is just a resource. The piece of land is just a resource. E la definizione che ha dato lui è che il commons, quindi il bene condiviso, è costituito dalla risorsa, e la risorsa è appunto il bene stesso, la cosa fisica. In order to create the commons, you need both the resource and the community who use it and a set of rules by which they use it. Ma per poter avere il bene condiviso c'è bisogno sia della risorsa, quindi del bene stesso, che della comunità che lo utilizzerà, che delle regole sociali che verranno poi utilizzate per la gestione del bene. And so there is not just the commons, but the act of commoning, so the act of engaging with that space. And that. Quindi c'è l'atto proprio di essere impegnati, coinvolti nella gestione di questi beni comuni. And then the third kind of aspect of our work around creative engagement. L'altro aspetto del nostro lavoro è, come ho detto prima, l'impegno creativo, il coinvolgimento creativo. And this, I would say, is something we're still developing. So at the most developed side of our work is around social enterprise management, less developed work around commons governance, and still working on developing our work around creative engagement.
ed è ancora in una fase, diciamo, di sviluppo, perché la nostra principale attività riguarda la gestione dell'impresa sociale, la governance dei beni condivisi, ed ora stiamo ampliando questo concetto dell'impegno creativo. So this is a canal in East London. Questo è un canale a East London. It's called the Limehouse Cut. Che si chiama Limehouse Cut. And it's about 2 kilometers long. È lungo circa 2 chilometri. And it's a very uninviting urban space. È uno spazio urbano sicuramente non molto attraente. But you can see that this is a very dense part of the city. Però possiamo vedere dall'immagine che è una parte molto popolata. And it lacks good quality urban space, open space. È una parte molto densa della città, però non ha degli spazi aperti. And so we were interested in thinking about how you might engage local people in thinking in managing some of the spaces around the canal in a way that made it a more inviting and usable space. E abbiamo cercato un modo per coinvolgere le persone e quindi far sì che questo canale, questi spazi lungo il canale potessero essere riqualificati ed essere più attraenti per le persone. And so we worked with some local people to identify sites, and we identified, I think, about 20, but very small sites which were currently unused or underutilized. E abbiamo quindi identificato con le persone del luogo, mi sembra circa 20 spazi che non erano utilizzati o comunque non erano pienamente utilizzati. And we identified what are the assets on that site that you might use if you were to use that site for different types of activities, events, happenings. E abbiamo cercato di capire quali fossero gli asset di questi spazi, quindi per che cosa potessero essere utilizzati, che cosa potevamo sviluppare. With the intention of curating a festival along the canal, which invited local creative organizations to come and use the space. So for each site, we could say, here are the things that you might be able to use creatively to build something here. Con l'obiettivo di creare un festival e quindi coinvolgere organizzazioni creative, diciamo, che potessero trovare nuovi modi per utilizzare tutti questi spazi inutilizzati. And to engage local people in the events in terms of, well, do you like what you're seeing here? Do you like what's being created here? If not, what would you create here? So as a way of engaging people in thinking differently about spaces that they currently see as being threatening or uninviting. E volevamo coinvolgere le persone del posto e quindi cercare di capire da loro che cosa, quale utilizzo possibile questi spazi potessero avere, oppure se quello che avevamo pensato noi potesse andar bene loro, e quindi cercare di trovare un modo per far sì che questi spazi potessero passare da spazi inutilizzati e non attraenti a spazi invece caratterizzati da un grande coinvolgimento e partecipazione del pubblico. We also used the canal itself, so for one day had a boat which we moored by the side of the canal. E abbiamo anche utilizzato il canale stesso e quindi abbiamo preso una barca sul canale, ci siamo incontrati là. And then ran trips for an hour up and down the canal so that people could talk about their relationship with the space, what they wanted to see there, what they didn't want to see happen in the space, and filled the boat with old maps and current maps and photographs of the site so that people could engage with and start to talk about the space. E abbiamo organizzato, diciamo, questo
questa gita, questo giro lungo il canale avanti e indietro con le persone del posto, e durante questo giro abbiamo parlato con loro, abbiamo cercato di capire come vedevano la zona il canale. Abbiamo poi inserito all'interno della barca tutta una serie di mappe su tutto il canale, su tutti gli spazi del canale, proprio per cercare di trovare insieme attività e capire come gestire gli spazi. And so engaging people in thinking about the kinds of things that they might want to see new in the spaces. E quindi capire dalle persone che cosa volessero creare di nuovo in questi spazi. And speaking to local creative organizations about how they might want to help to realize some of these. E abbiamo anche parlato con le organizzazioni creative per capire come quale idea avevano di riorganizzazione di questi spazi. So this is still an early stage work, and we're still wanting to secure money which will enable us to hold the festival, to engage people around these ideas, and to use that engagement as a way of identifying people who want to start to manage these spaces in the longer term. So it's a temporary installations to engage people in spaces that they won't otherwise come to, in order to identify people who are inspired to want to do something themselves. Diciamo che siamo ancora alla fase iniziale, l'obiettivo è quello di trovare anche i fondi per portare avanti questo festival e queste attività, quindi impegnare le persone, trovare un coinvolgimento da parte delle persone in modo tale da identificare dei soggetti che possano poi occuparsi della gestione a lungo termine del canale, degli spazi lungo il canale. And this idea started with the question of how do you engage people in unloved spaces, in spaces that people tend to avoid. But we are also interested in thinking about how you use these creative approaches to deal with spaces that people maybe love too much, where there's a lot of conflict between different users, as a way of creating new kinds of conversations and new kinds of engagement. E abbiamo iniziato con la domanda come vorreste utilizzare spazi abbandonati, non utilizzati, però l'obiettivo era anche quello di capire i pensieri e le idee relativamente a spazi troppo amati e quindi troppo utilizzati, quindi cercare un po' di capire in che modo gestire entrambe le situazioni. Because in other parts of the canal in London it is the opposite problem, and local residents, there are people on boats, there are cyclists and fishermen and people running, and so there's lots of conflict at some particular sites. And so how can we also change that conflicted dynamic using these kinds of methods? Perché se questo canale non è per niente utilizzato, abbandonato, ci sono altre parti invece che sono conflittuali, perché ci sono tantissimi soggetti che svolgono attività diverse, quindi l'obiettivo era anche quello di cercare di capire come poter risolvere questo tipo di conflitti. And then just an example of a case study that we have later. And this is more about engaging people over the long term and more deeply in an activity. Questo riguarda il coinvolgimento sul lungo termine, quindi in maniera più profonda da parte delle persone. And so this is a food growing organization called Organic Lee. Questa è un'organizzazione biologica, sì, di produzione biologica, coltivazione biologica, che si chiama Organic Lee. Who hold meals, communal meals, in their glass houses. So very simply adapted. Che organizza pasti all'interno di queste serre. But very beautiful when the sun sets and you light the candles. Quindi diciamo che l'atmosfera è molto bella, soprattutto al tramonto, alla sera, con queste candele all'interno della serra. And the local community are invited to the meal, which is locally grown produce.
e le persone locali sono invitate a partecipare a queste cene, a questi pranzi che vengono fatti con prodotti locali. And each course somebody tells a story about the ingredients or one of the ingredients in the meal in that course. E in ciascun piatto, per ciascun piatto, una persona racconta una storia su un ingrediente che è stato utilizzato in quel piatto specifico. So both the local history, the disruption caused by economic and industrial change, the social history associated with the food, and the diaspora, where it's come from and how it got there. Quindi la storia sociale, la storia locale, la storia sociale, i problemi economici correlati a quel prodotto e anche la diaspora, diciamo, di prodotti che vengono da chissà dove, da varie parti. So creating the connection between people and the local traditions of food growing in this area, but also in understanding of the origins of their food more globally, and building a relationship with the organization. Quindi si cerca di creare questo contatto tra le persone e i prodotti, quindi capire quella che è la storia di questi prodotti, come vengono da dove arrivano e arrivare poi alle origini favorire appunto questo tipo di coinvolgimento e questa conoscenza da parte della comunità. Ok, we're going to take a short break. Sì. Andrea. Benvenuti anche ai nuovi partecipanti. È importante che ci sia convergenza su questi temi. E adesso facciamo un piccolo break di 10 minuti. Sì, naturalmente. Un attimo solo, dopo facciamo un piccolo break, poi i lavori continuano. Con Mark che ci racconta effettivamente poi quello che fanno insieme a Shared Assets e poi anche nel pomeriggio proseguiremo nel pomeriggio e poi verso la seconda parte del pomeriggio vorremmo che ci fosse poi una parte anche più interattiva fra di noi per discutere di alcuni temi che abbiamo, di alcune cose che abbiamo visto questa mattina. Soltanto una piccola nota, vi prego a chi è arrivato anche dopo di compilare fuori, di iscrivervi, insomma, di segnarvi che state partecipando a questa iniziativa e poi non dimenticatevi quando andate via di prendere il foglio, diciamo, di valutazione, comunque di impressione, di restituzione, diciamo così, di impressione su questa testimonianza. Il break dura 10 minuti e quindi a dopo. E la domanda? Ha parlato di spazi sia aperti che chiusi, ma avete pensato anche a riqualificare e riutilizzare anche il canale stesso per delle attività sportive in acqua o anche attività turistiche nell'acqua? Yes, so there is already quite a lot of activity around the canal in different places, just not in that stretch. But there is in the process of being built, a water sports center for young people, actually right in the middle of that stretch. Sì, in realtà attività di questo tipo sono organizzate in altre parti del canale, non in questa parte specifica, però c'è il progetto di creare un centro di sport acquatici per i giovani. And there is already at this end a small company who hire canoes for people to use the space. And they are also, we spoke to them as part of the process, and they want to become much more involved in the local community. And they already use their canoes once a month to remove litter. So they have a group of people who come and use their canoes to clean the canal. So there's some things happening already, but it's about building on those.
E c'è una società che in realtà affitta delle canoe in questo spazio qui dell'immagine e in realtà hanno mostrato il loro interesse ad essere più, a partecipare maggiormente nelle nostre attività. In realtà loro sono già attivi perché mi sembra una volta al mese anche con queste canoe passano lungo il canale per pulire il canale, quindi rimuovere tutti i rifiuti e quindi c'è già una partecipazione attiva, quindi... Okay. Volevo fare anche una domanda. Volevo fare una domanda riguardo gli aspetti del tempo, nel senso che il festival poi, in genere i festival sono una cosa legata ad un... a pochi giorni. In realtà è molto interessante il fatto che voi hai parlato di un festival, però hai parlato anche di sostenibilità nel tempo delle iniziative. Come riguardo a questa cosa, non so, i 20 spazi, immagino adottate un approccio molto flessibile, nel senso alcuni spazi saranno utilizzati per pochi giorni, altri per un periodo più lungo. Come gestite questo aspetto legato alla sostenibilità nel tempo, come è legato alla rigenerazione di questi luoghi? Okay. So the focus of this is not about the long-term sustainability, it's about engaging people in a space that they otherwise won't go near. Il focus, diciamo, non è la sostenibilità a lungo termine, ma l'impegno delle persone verso questi spazi, perché sono spazi che altrimenti non frequenterebbero. And where they already have quite fixed ideas about the nature of the area. E quindi capire se hanno già delle idee ben precise su quella che è la natura di questo spazio. So the festival is a short-term measure to engage new people in seeing this space in a new way. Quindi il festival è un modo per far coinvolgere diverse persone, più persone, e quindi pensare a modalità diverse di gestione, di utilizzo. And then identifying individuals who may have an interest in the longer-term management of those spaces because they've seen the possibility. E quindi poi dopo questo identificare persone che possano avere un interesse nella gestione di lungo termine proprio perché hanno visto che questi spazi possono attirare persone e interesse. And also engaging the landowners and the other institutional stakeholders in seeing that there is potential for something new here. E coinvolgere anche i proprietari di questo spazio, quindi le autorità locali, e far capire quello che è il potenziale di questi spazi. But in a way that will attract people who wouldn't come if we just had a meeting about the management of the canal. Però ovviamente stiamo cercando un modo diverso da una semplice conferenza organizzata per dimostrare la possibile gestione del canale, quindi una maniera diversa per avvicinare le persone. Avrei una domanda relativa all'aspetto più legislativo di cui ho parlato precedentemente, perché magari da questo possiamo capire quali sono i collegamenti anche con la situazione italiana. E la domanda è questa: nel processo di affidamento di un'area pubblica a un gruppo di privati più o meno organizzati secondo quello che poi sono le diverse modalità, gli amici di io piuttosto che una municipalità o un comitato di quartiere, c'è una fase di valutazione della capacità che questo gruppo ha di gestire a lungo termine il bene che viene affidato? E se c'è questa possibilità, se c'è questa valutazione, come viene poi implementata nella pratica? Questa valutazione normalmente nella legislazione italiana è pregressa, cioè se il gruppo non è in grado di dimostrare di poter gestire quel bene, non ha neanche la possibilità di averne la gestione. Quindi nella fase progettuale viene già inserita una valutazione, cioè c'è già un piano di gestione. Volevo capire invece in questo caso come funziona. Grazie.
So there's no formal process for making that assessment. Non c'è un processo formale per fare questa valutazione. But each authority will have its own requirements in terms of wanting to see a business plan, to understand the governance of the group, who's involved, its accountability to the local community. So these are things which will be part of the assessment, but there's no legislative requirement for this. Però non c'è, diciamo, un requisito legislativo specifico, perché sicuramente l'autorità pubblica chiede, prima di affidare qualsiasi gestione, un business plan, quindi cerca di capire anche quello che è il coinvolgimento con la comunità, quindi quelle che sono le attività che che questo soggetto, insomma, vuole realizzare. Quindi, però non c'è, diciamo, non ci sono dei requisiti specifici, però a monte già viene fatta questa sorta di valutazione attraverso la richiesta di queste informazioni. Quindi, diciamo, c'è una valutazione del soggetto piuttosto che dell'attività. There is an assessment of the subject rather than the activity of the activity. Yes, I would say so. This perception that community organizations will not be sustainable in the long term is probably the biggest barrier to more community management of public assets. Sì, diciamo che se non c'è la percezione che l'organizzazione possa essere sostenibile verso la comunità nel lungo termine, allora forse questo può rappresentare una barriera all'affidamento, diciamo, della gestione. We have two legal forms of community organization which have what we call an asset lock, so that if the organization folds, if it goes bust, the asset will have to be passed to another community organization. It can't be sold into private ownership. So it protects the community's use of that space. Quindi abbiamo una regola per cui se un bene viene affidato ad una organizzazione di comunità, però poi questa organizzazione, diciamo, fallisce, insomma, non riesce più a fare attività, questo bene non passa ad un soggetto privato, ma viene affidato ad un'altra organizzazione in modo tale che comunque rimanga alla comunità e non venga. We also advocate that there is a role for the municipality in acting as an enabler to build the capacity of the organization in order to remove the risk in the long term that they will have to take the asset back. E cerchiamo anche di far sì che i comuni possano in qualche modo aiutare queste organizzazioni comunitarie e quindi evitare che poi, in caso di problemi, ci sia il rischio che questo bene non possa tornare alla comunità. Another hour or so before we break for lunch. Ricominciamo per un'altra oretta prima di fare il pranzo. And I wanted to start talking about some examples of the sorts of organizations and projects that we are working with or are aware of, work alongside. Vi do alcuni esempi di organizzazioni con cui lavoriamo, comunque di progetti che abbiamo realizzato. And so there are three main areas I want to cover and give you some examples of, and these are around managing of woodland, which is a significant area in the UK, food and farming, so biological agriculture, organic agriculture, and parks and open spaces, so the more formal urban green space. Vi faccio vedere degli esempi che riguardano la gestione dei boschi, che sono, diciamo, la parte più grande del nostro territorio in Inghilterra. Poi qualche esempio sul cibo, sull'agricoltura biologica e la gestione di spazi aperti e parchi.
And we're also involved in other activities as well, but these are probably the main three for us in the last 2 years. Siamo coinvolti anche in altri settori, però diciamo probabilmente questi sono quelli in cui abbiamo lavorato di più negli ultimi due o tre anni. So woodland management is going to be the first area that we talk about. Questa quindi è la prima area di cui parliamo, la gestione dei boschi. And a significant amount of English woodland is owned by the state, either nationally or locally. Una grandissima parte dei boschi in Inghilterra è gestita o dallo Stato oppure da un governo locale. And we have a kind of a semi-autonomous organization, which is it's managed by government, it's responsible to a minister, called the Forestry Commission, which manages the public forest. Abbiamo un'organizzazione semi-autonoma che è gestita dalla Forestry Commission. And some of this is managed for biodiversity, for the heritage. E una parte di questo territorio viene gestito per la biodiversità. But it's also they own significant commercial forestry as well, so they act as a commercial forester. Però c'è anche una parte commerciale, quindi agiscono anche per una gestione più commerciale. And woodland is the largest single public land holding and comprises about 18% of all of the woodland in England is owned by the state nationally, by the Forestry Commission. 18. Il 18% di tutte le zone boschive sono di proprietà, diciamo, statali. So in 2010, the new government and the implementation of austerity measures, the new government decided that it would sell off a large part of the forest estate. Nel 2010, con la crisi, il governo ha deciso di vendere una grande parte dello spazio boschivo. The public outcry was enormous. E c'è stata una enorme dimostrazione pubblica, un grande intervento da parte del pubblico. And people felt a very clear passion, or felt passionately that land, that the forest is should be public, even though actually only 18% of it is publicly owned, but people had this really strong feeling that this is public, a public good. Perché le persone hanno questo sentimento forte che i boschi sono un bene pubblico, un bene comune, anche se in realtà il 18% è di proprietà dello Stato, quindi c'è questo forte senso di possedere, insomma, come pubblico il bene dei boschi. And so the proposal was withdrawn. E quindi la proposta è stata ritirata di vendere. And so people, there is already a lot of engagement, public engagement with the forest, and a lot of community woodland groups which are entirely voluntary and have a long history of being involved in the management of woodlands and their kind of local governance. C'è stato un grande coinvolgimento del pubblico che comunque da sempre si sono interessati appunto ai boschi. But a much smaller sector of social enterprises who are actively involved in managing woodland as a business. Quindi questa gestione dei boschi è sempre stata effettuata su base volontaria, però c'è soltanto una parte di impresa sociale che riguarda questi spazi. And so in 2013, Shared Assets undertook a research on behalf of the Forestry Commission. We were contracted by them to do the first ever baseline survey of woodland social enterprise in England, Scotland and Wales. Nel 2013 la Forestry Commission ci ha commissionato
commissionato una ricerca, quindi un'indagine di tutte le imprese sociali nel settore dei boschi, e questa indagine è stata effettuata per l'Inghilterra, il Galles e la Scozia. And we found that there were 60 organizations who we could classify, even if they didn't classify themselves as social enterprises, from their responses to the survey, we classified them as social enterprises. E da questo sondaggio abbiamo visto che sono circa 60 le imprese sociali, anche se in realtà loro non si definiscono imprese sociali, dalle risposte alle domande le abbiamo definite imprese sociali. And we did that on the basis that they had some degree of traded income, that they employed people, that they delivered social and economic benefits as well as environmental. Perché avevano un certo profitto, impiegavano delle persone e poi si occupavano di offrire un beneficio ambientale e sociale. And you can see that these are all mainly very small organizations, with five or less staff and a turnover of less than 65,000 euro annually. Si tratta sempre di organizzazioni abbastanza piccole, con uno staff di meno di 5 persone e un fatturato annuale inferiore a 65.000 euro. But there are a few much larger organizations, one in particular we'll look at, which has a turnover of about a million. Però ce ne sono anche altre un po' più grandi, ne vedremo una che ha un fatturato di circa un milione. And one of the things that characterizes this sector is that they have very little security in the tenure, in the permission that they have to use the land. So quite often this is on the basis of an informal agreement rather than a lease, and very few of them own the land that they work. E una caratteristica comune è che c'è poco livello di sicurezza, e quindi ci sono per lo più degli accordi informali con i proprietari della terra, e soltanto una piccola parte in realtà sono proprietari delle terre in cui lavorano. And we did a separate piece of research which was looking at the management of local municipalities and the woodland that they own, and this issue about informality was a real problem, because whilst the local authority were often happy to have a third party come and manage their woodland, they had no real mechanism for procuring that service. E abbiamo fatto questa indagine, abbiamo visto anche che le autorità locali erano felici del fatto che dei terzi si occupassero della gestione delle terre, però non avevano un meccanismo specifico per affidare questa gestione. And so they described both the local authority officers and the practitioners described an informal barter system. So instead of there being a formal agreement, they would do each other favors. E quindi c'era questo accordo, ci sono questi accordi informali, quindi piuttosto che veri e propri contratti, le due parti dicono che si scambiano dei favori in realtà. But this meant that the organizations couldn't grow, because they couldn't get a loan, they couldn't get funding from grant funders, because they had no security of tenure on the land that they were working, so there was no guarantee that they would continue in the future. Però questo non permette all'organizzazione di crescere, di avere sicurezza, perché appunto non c'è sicurezza sui diritti fondiari, quindi anche per quanto riguarda i prestiti, i fondi che possono ricevere. And one of the anxieties that the public bodies have is that these organizations won't be sustainable in the long term, as we were talking before the break. But actually, by not providing them with security, they ensure that they can't be sustainable in the long term. So they create the problem that they are worried about.
Quindi abbiamo detto prima della pausa che il problema, la barriera principale agli affidamenti della gestione degli spazi era proprio quando questi gruppi non sono sostenibili nel lungo termine. Però in realtà se le autorità locali non danno questa sicurezza, non garantiscono questa sicurezza alle organizzazioni, in realtà non permettono loro di diventare sostenibili, quindi c'è un po' un ciclo vizioso. And so we also found from the research that these organizations were undertaking a very, very wide range of activities, as well as simply managing the woodland. E abbiamo visto che tutte queste organizzazioni portavano avanti tantissime attività, quindi oltre a gestire i boschi, riuscivano proprio a portare avanti moltissime attività di vario tipo. So many were involved in training of young people in woodland skills. Quindi alcuni, ad esempio, si occupavano della formazione dei giovani per quanto riguarda la gestione dei boschi, delle foreste. And also what in the UK we call forest schools, so it's providing outdoor education for very young children, for school age children. E in Inghilterra le chiamiamo forest school, quindi scuole per le foreste, potremmo dire, forestali, e quindi si forniscono questo tipo di competenze ai bambini su come appunto lavorare e gestire, lavorare nei boschi, come gestire le foreste. Many also provide activities for people suffering from mental health issues. E sono organizzate anche delle attività per persone che hanno dei disturbi mentali. And also involved in creating products from the wood that they're managing, including some of these include things like building products, garden products, but also wood fuel, which they then sell. E altre attività che portano alla creazione di prodotti con il legno, quindi prodotti sia per la costruzione che per anche legname che poi viene venduto. E questa è la prima domanda. La seconda è se questi fatturati medi molto bassi, questi dati sui fatturati medi, si riferiscono soltanto alle attività di gestione forestale oppure all'intera attività dell'impresa sociale, comprensiva quindi di tutti, diciamo, di quegli altri usi, quelle altre attività che lui ci ha appena raccontato. Posso aggiungere una domanda che è collegata? E da quello che avevo capito inizialmente, nelle imprese sociali rientravano gran parte quelle che noi chiameremmo no profit organization, ma per il fatto che queste comunque hanno un fatturato, per quanto basso esso sia, non sono da considerarsi no profit, ma sono vere e proprie imprese, piccole imprese commerciali a questo punto. Grazie. So, three points. Firstly, the definition of a non-profit in the UK would be that the profits are not distributed to shareholders, so the profits are put back into the business. Quindi prima definizione di non-profit nel Regno Unito è che il profitto non viene distribuito agli azionisti, ma torna nella società. Questo mi permetto giusto come chiarimento, è la stessa cosa in Italia. Sì, cioè, sì, sia nelle è così. Però avevo capito che la maggior parte No. E no, ma è la stessa cosa in Italia, nel senso che il fatto di essere no profit significa che gli utili non vengono ridistribuiti, non che non vengano generati dei redditi o che non ci siano. E quindi diciamo il modello è sostanzialmente analogo.
Per le non-profit sicuramente, però qui ci sono anche imprese che producono... No, no, anche per le imprese sociali, cioè l'impresa sociale nell'ordinamento italiano funziona, diciamo, esattamente nello stesso modo, cioè svolge attività imprenditoriali e anche attività commerciali, retribuisce i propri, diciamo, dipendenti, collaboratori, il limite è legato alla non... Come? Il livello di fatturato non credo, cioè Michele che è un avvocato magari ci può aiutare, ma non credo, non ricordo, ma comunque al fatto che gli utili devono essere reinvestiti nell'attività sociale e non distribuiti, e quindi cioè, non c'è una produzione di profitto, ma c'è una produzione, diciamo, di reddito. So, and these are turnover figures, so these are not profit, this is not net profit, this is the total income. And so for many of these organizations, the profit at the end of the year might be a few thousand pounds, 5,000 euros. And so this is, then goes back into the social purpose of the business. E questo è il fatturato, diciamo, annuale dell'impresa, non è il profitto. Il profitto, diciamo, è l'utile, è di poche migliaia di euro che ritorna poi nell'associazione, nell'organizzazione. And so the issue of them being formal, they are formal organizations. Formal social enterprises, all of them? Yes, these would all have some form of company structure. And sono there are maybe 6, 7, 8 different types of structure that they may have and be considered a social enterprise. Sono un'impresa sociale formale, con una struttura, diciamo, aziendale anche. E ci sono diversi tipi di strutture. So the informal agreements are just between the two organizations, if you like, rather than between individuals. Quindi diciamo che è l'accordo informale tra le due organizzazioni piuttosto che tra due individui, due soggetti. And what was your other question? La domanda è relativa al fatto se queste cifre sul fatturato che appaiono abbastanza basse, come Man stesso ha detto, per garantire la sostenibilità nel tempo di queste imprese, siano relative unicamente alla quota di gestione forestale oppure siano il fatturato complessivo comprensivo anche di tutte quelle altre attività che invece Mark ci suggerisce essere essenziali, diciamo, importante combinare per appunto garantire la sopravvivenza dell'impresa. It's everything. These are very small organizations, and you know, if nearly 70% of them have only been formed in the last 3 years, a lot of the time they're just starting up. Sono organizzazioni molto piccole, e circa il 70% di queste organizzazioni è iniziato soltanto da pochi anni, da 1 o 2 anni a lavorare, quindi è ancora molto limitato come. So, as an example, Hillholt Wood, which is in the kind of northeast Midlands of England, is probably the most developed woodland social enterprise in England. There are larger organizations in Scotland, but in England, this would be the largest. Yeah. Hillholt Wood si trova nel nord-est dell'Inghilterra ed è una delle più grandi aziende sociali per i boschi in Inghilterra, non in Scozia. And so it started by a couple and they bought the land but bought it within the organization. So it's owned by the organization, not by the couple. Ed è stata fondata da una coppia, però the land is owned by the organization. The land. Yeah. E la terra non è quindi di proprietà della coppia, ma di proprietà dell'organizzazione. And they started out on one site, and about 2 years ago they purchased a second site, very close by. Quindi hanno acquistato una prima parte, che è appunto di proprietà dell'organizzazione, e poi una seconda parte successivamente. And so their focus has been on really using the woodland as a resource
to provide training and education. E l'obiettivo è quello di utilizzare questo terreno, questo spazio per la formazione e l'istruzione. And so they provide education and training services, particularly for young people who have been excluded from the formal education system, and so they provide a service for those. E forniscono queste attività di istruzione e formazione soprattutto per persone, per ragazzi che sono stati esclusi dall'istruzione, dal percorso di istruzione formale tradizionale. So they both manage the woodland and create timber for sale, but they have developed a specialization around building sustainable buildings, using some of their materials and other natural materials. E si occupano dello sviluppo di legname e soprattutto di costruzione di edifici sostenibili tramite l'utilizzo sia di questo legname che di altro materiale. So the aim is to prove that English timber, which is traditionally not used in building, can be used to create effective buildings. E l'obiettivo è quello di dimostrare che il legname inglese che si pensa non possa essere utilizzato per la costruzione degli edifici, in realtà si può utilizzare. So the picture is a building they built on site using earth walls, wood from the site for the timbers and for the inside, and is all of the buildings on site are off-grid, so they do their own energy generation and wastewater treatment. E questa struttura è stata costruita da loro proprio con il legname della zona ed è, diciamo, autonoma e indipendente dal punto di vista dell'elettricità, dell'impianto idrico. Hanno creato tutto un loro sistema autonomo. They rent that space out for conferences and weddings and parties. So there's an income stream from the use of the space. Affittano questo spazio per l'organizzazione di feste, di conferenze, di matrimoni, quindi ci sono delle entrate da questi affitti. Every year they have two architecture master's students who come to learn and to practice sustainable architecture or architecture for sustainable buildings, and each year they make those two people build their accommodation. Ogni anno invitano due studenti del master di architettura a partecipare a questa formazione sulla costruzione sostenibile degli edifici, e ogni anno queste due persone che vengono invitate devono costruirsi il loro alloggio. So they have now developed a sustainable architecture practice consultancy, so that's a quite a good income to come from that kind of expertise. E quindi hanno creato una sorta di consulenza e di studio di architettura sostenibile, e quindi ricavano, insomma, abbastanza profitto da questo. And they've now started to move their activities off-site, so they are now buying and renovating housing in the nearby town to create affordable, low energy housing using natural materials. Ed ora stanno comprando altri spazi al di fuori del loro sito per creare proprio degli edifici sostenibili a basso sfruttamento energetico. And that is also a training program for young people. E anche questo è un programma di formazione per i giovani. And they also act as contractors to the local authority, so they manage the local authority green space, so the road verges and other green spaces. They have a contract with the local authority as a commercial contractor. E hanno contratti con le autorità locali anche per la gestione di altri spazi verdi circostanti. And obviously they also provide consultancy around developing social enterprise woodlands.
So they have this very rich, diverse range of different income streams, built around the resource of the woodland. E ovviamente fanno anche della formazione sulla impresa sociale nei boschi, quindi svolgono tutte queste diversità di attività. Okay. E sempre mettendo in evidenza l'utilizzo e la gestione dei boschi. And so a different example. An organization called Chiltern Rangers. Questo è un altro esempio di un'organizzazione che si chiama Chiltern Rangers. This is based around the town of High Wycombe. Che si trova vicino alla città di High Wycombe. Which is just to the north west of London. Nel nord-ovest di Londra. And so this is a new organization. Formed last year. L'organizzazione recente è stata fondata l'anno scorso. Has two staff. Ha due persone che ci lavorano. And they manage 14 sites, which are all owned by the local authority. E gestiscono 14 siti, tutti di proprietà dell'autorità locale. And these are very much local amenity woodlands, so they're places for recreation. E sono soprattutto degli spazi, dei terreni utilizzati degli spazi ricreazionali, insomma. And this organization was established from the local authority. So we have a process called spinning out, where the staff from the Woodland Service have moved out to create an independent organization. And they now have a contract with the local authority to deliver much the same work as they were delivering before. E questa organizzazione è stata creata proprio dall'autorità locale, Woodland Service, quindi in Inghilterra lo definiamo uno spinning out, quindi due persone che lavoravano nell'autorità locale sono state trasferite in questa nuova entità che è stata creata e che svolge un po' le stesse attività in realtà che svolgeva prima. The agreement with the local authority is that the value of the contract is less than the cost of delivering the service. So they only get about 80% of the required budget to do the work in the first year, and so from the start they have to start supplementing their costs, that income with extra income from outside of the contract. No. So the contract with the local authority only pays them about 80% mm-hmm. of the cost of delivering the service. Okay. Quindi il contratto che hanno con l'autorità locale in realtà paga loro soltanto l'80% della fornitura dei servizi. And over time that will decrease. Okay. E con il tempo questa percentuale si ridurrà. So the organization will have to find new sources of income in order to supplement their work. E quindi l'organizzazione dovrà trovare altre fonti di reddito di entrata per riuscire a svolgere le attività. And their intention is to do this again through training and education work. E l'intenzione è farlo sempre attraverso attività di formazione e di istruzione. To undertake contract work to manage woodlands owned by private owners off-site. Fare dei contratti e gestire dei terreni che sono che si trovano in altri luoghi e sono gestiti da altri enti. And these are all woodland. These are none of these are commercial woodlands. These are traditional woodlands where the management must be done through quite low impact techniques. E non sono, diciamo, dei boschi commerciali, ma tradizionali in cui la gestione deve essere effettuata attraverso delle tecniche a basso low
basso impatto ambientale. And so using a lot of traditional techniques to improve the biodiversity of the sites. E quindi devono utilizzare delle tecniche tradizionali per salvaguardare la biodiversità locale. And they're really only able to do that as two people with the extra support that they get from the from people who are coming to do education work, from corporate team building and volunteering activities. So their job is really managing other people, training them in these traditional techniques in order to do the work. E riescono a fare tutto ciò soltanto attraverso le attività didattiche e formative, le attività di team building, quindi è proprio attraverso questa gestione di tutte queste attività che riescono ad occuparsi del territorio. So they are both reducing the cost to the local authority through bringing in other income from other sources, but also through volunteer labor in order to undertake the work. E quindi riducono i costi per l'autorità locale perché prendono entrate da altre fonti e poi perché utilizzano questo lavoro volontario. The alternative for the local authority was that they shut the service, sack those two people, and bring in a commercial contractor who would just manage the woodland and wouldn't deliver any of those social benefits. L'alternativa per l'autorità locale era quella di chiudere l'organizzazione, licenziare queste due persone e quindi affidare la gestione ad un appaltatore che si sarebbe semplicemente occupato della gestione del territorio senza occuparsi dei benefici sociali. And the management would have been of lower quality in terms of the biodiversity outcomes for the woodland also, because it would just be the minimum requirement to keep it safe and to keep it usable. E sicuramente la gestione sarebbe stata minima anche a livello di tutela e salvaguardia della biodiversità, perché sarebbe stata una gestione superficiale e minima. Okay. Oh, I thought I had another one, but that's fine. Una domanda. Volevo chiederti, sono rimasto colpito dal fatto che hai detto che, come dire, queste persone erano prima dei dipendenti dell'autorità locale, poi, come dire, è stata creata questa società. In realtà in qualche modo si sono ridotte le garanzie per queste due persone, o come dire, è stata una scelta autonoma, oppure sono stati costretti, tra virgolette, a fare questa operazione? Non so, perché poi può essere sfumata, come dire, le dinamiche possono essere le più varie, hanno pari garanzie rispetto a prima o meno? So they do not have the same security that they would have had as a public employee. Non hanno la stessa sicurezza che avrebbero avuto se fossero stati dei dipendenti pubblici. But they have a job. Però hanno un lavoro. Which, if they had remained, there was no alternative presented to retain their existing position. Perché non c'era un'alternativa, cioè non avrebbero potuto tenere quella posizione, quel ruolo. But these two individuals are very, very happy to have the freedom to manage these sites in a way that they want to manage them. Ma queste due persone sono felicissime perché possono gestire questi due siti proprio come vogliono gestirli loro. Clearly that's not always going to be the case in other similar situations. Sicuramente non sarà sempre così in situazioni simili. And in my experience, the success of a spin-out is entirely dependent on the passion and the commitment of the individuals involved to see it as an opportunity for freedom from the bureaucracy of the local authority rather than just a way of saving their job.
E secondo me il successo di un'operazione di questo tipo è legato soprattutto alla passione di queste persone e alla, sì, all'impegno che mettono in questa attività piuttosto che a un semplice, alla semplice volontà di mantenere il proprio lavoro. Quindi sicuramente il risultato, il successo è legato al fatto che loro lo vogliono fare, hanno interesse. There's a very different mindset and culture in setting up that new organization. C'è una mentalità completamente diversa nella creazione di questa nuova organizzazione. Any other questions on altre domande? Okay. So some examples from the kind of food and farming sector. Ora vediamo qualche esempio del settore cibo e agricoltura. So community food growing in the UK it's been estimated to have a annual turnover of more than 90 million euros. Il settore del cibo di comunità nel Regno Unito ha un fatturato di superiore ai 90 milioni di euro. But the majority of this comes from the retail side of it, so community shops and farmers markets and cooperative markets. Però la maggior parte di questo fatturato viene dai negozi di che vendono appunto questi prodotti, dai mercati. And only about 4.2 million euro from primary producers, so from the farms and from the growers. E soltanto circa 4,2 milioni deriva dalle aziende agricole, dalle fattorie e dai produttori. And these are even smaller than the forestry organizations. E queste sono organizzazioni ancora più piccole rispetto a quelle del settore dei boschi. So with a median turnover of only about 18,000 euros a year. Il fatturato medio annuo è di circa 18.000 euro. And again, many of these established in a quite a short period of time, so these are still quite recent, quite young organizations. E anche queste sono state istituite in un lasso di tempo abbastanza limitato, quindi sono organizzazioni molto abbastanza recenti e nuove. And the their establishment or the increase in the number of community food growing organizations coincides with a period where there was a support program available, so there was funding and capacity building expertise and support available between 2007 and 2012. E l'istituzione di queste organizzazioni è associata ad un periodo in cui c'è stato maggiore supporto verso questo tipo di attività e rafforzamento delle capacità. That program has now ended, so obviously there may be issues about the sustainability of some of these organizations without that ongoing support. But the support program did build a substantial ecology and network of community food organizations. Quindi questo programma di supporto del 2007-2012 ora è concluso e quindi ci si pone la domanda della sostenibilità di queste organizzazioni, quindi quello che dicevamo prima. I should also say I think one of the drivers for the interest in more local, more community-produced food has been over years of kind of food scares in the UK, ranging from salmonella in eggs to mad cow disease to horse meat in adulterated in beef and other products. E diciamo che questo interesse per prodotti locali è associato soprattutto a tutta una serie di preoccupazioni, di paure correlate al cibo e ai prodotti alimentari e agricoli, quindi paure come quelle della salmonella, della mucca pazza, quindi tutte queste cose hanno portato ad un interesse crescente in questo tipo di settore. But the context in which these organizations are working is one of very, very low prices for their produce, because of the way that supermarkets and the kind of large agriculture has reduced basic commodity prices, so it's very difficult for these organizations to make a sustainable livelihood.
però si trovano ancora in un settore che ha, in una parte che ha dei prezzi molto, molto bassi, quindi nei supermercati, nei negozi ancora i prezzi sono bassi, quindi non si riesce ancora a creare questo sostentamento che invece si vorrebbe creare. Potresti spiegare cosa intendi in questo caso per community food organizations? Perché nella prima serie di esempi, diciamo, hai definito molto chiaramente il fatto che stavi parlando di quelle che noi in Italia chiamiamo imprese sociali, mentre adesso stai adottando un termine un po' più generico che potrebbe, diciamo, non avere un corrispettivo esatto, anche a causa della diversa struttura fondiaria e diciamo, le caratteristiche aziendali nel settore agricolo tra i due paesi. Yeah. Okay. Yes, it's a different terminology, largely because the research that the program of support was about local food, not necessarily about food social enterprise, and it was particularly interested in community food enterprises being or organizations being. Organizations which have an involvement of the local community rather than just being small businesses. So no, the program of support was focused on community food growing enterprises mm-hmm. or food growing projects, mm-hmm. many of which were not social enterprises. Il programma si concentrava su attività, su società che coltivavano prodotti di comunità e many were not social. Were not, e yeah. Però molte di queste non erano imprese sociali. But in focusing on the producers, most of them were, or that they would be enterprises because they are producing food for sale. Però a livello di prodotti, in realtà molte di queste sono delle imprese perché producono prodotti, coltivano prodotti per la vendita. So this is a problem of definition because of the framing of the support program. Quindi è un problema di definizione proprio per la struttura del programma. And I think also indicates that at the level of very small and very, particularly with food, very local, there is a fuzzy definition between whether you're a social enterprise or just a very small local business. E yeah. Livello di prodotti prodotti di cibo locale c'è una sottile distinzione tra c'è una sottile separazione tra A local tra business. Imprese sociali e piccoli produttori. And because social enterprise is not a legal definition, it's not a legal structure, it's sometimes hard to make that definition. Perché as to whether l'impresa sociale non è una definizione legale, quindi spesso è difficile fare questa distinzione. So for instance with the Woodland Social Enterprise survey we asked people some questions about what they did and then we asked them if they considered themselves to be a social enterprise, but actually we sometimes defined them as a social enterprise even when they didn't. E nel sondaggio di cui ho parlato prima sulle imprese sociali forestali abbiamo chiesto alle persone se cosa facevano e se pensavano di essere impresa sociale e spesso siamo stati noi a definire una determinata impresa, un'impresa sociale, anche se spesso in realtà le risposte erano state diverse. Does that answer your question? Okay. So as an example, this is Organic Lee, are based just on the edge northeast edge of London. It's a workers' cooperative. L'esempio che abbiamo qui è di Organically, che si trova a sud-ovest
di Londra e è iniziata come cooperativa. And they started very small as an allotment site and a market stall back in 2001. È iniziato come sito con un appezzamento di terreno e con uno stand nel mercato nel 2001. And they also initiated a crop share scheme which enabled anyone who was growing in their garden or in an allotment to sell their surplus at the market stall. E hanno avviato uno schema di condivisione dei raccolti, quindi questo permetteva ai coltivatori di vendere il surplus della loro produzione nel mercato. And then through good fortune the local authority had a plant nursery very close to their site, which the local authority were abandoning. E per fortuna poi l'autorità locale aveva una sorta di vivaio che era stato abbandonato. And the site already had several, I think, four or five large glass houses on the site. Quindi tutta quest'area costituita da diverse da quattro serre che potevano essere utilizzate. But it took about 3 years, I think, for them to negotiate a 10-year lease on the site. So it took them a long time to build the confidence of the local authority that they could manage this site. Però ci sono voluti 3 anni per ottenere un affitto di 10 anni e quindi per convincere l'autorità locale ad una diversa gestione del sito. And the area where they are situated is in a river valley called the Lee Valley. E il luogo dove si trovano è la valle di un fiume che si chiama Lee Valley. Which has a long tradition of market gardening, of growing in greenhouses to supply London with things like tomatoes and cucumbers, things which can't be grown outside in the UK. Ed ha una grande tradizione di produzione di coltivazione di prodotti che vengono poi venduti a Londra e, perché non possono venire da altre parti, quindi prodotti come pomodori o altri ortaggi, cetrioli. And this production reached its peak in about 1945 and then has declined ever since. E c'è stato un picco nella produzione di questi, nella coltivazione di questi ortaggi nel 1945, però poi c'è stato un declino. And whilst there are still some producers in the area, one of the things that Organic Lee wish to do is to help to revitalize this food growing culture in the area by providing training to local people in the skills of growing that kind of produce. Ci sono ancora comunque diverse coltivazioni, però quello che vuole fare Organic Lee è fornire possibilità e formare queste persone a sviluppare ulteriormente la coltivazione di questi prodotti. And so the local authority also are keen to see some of that local economy being maintained and revitalized, so they have been able to secure contracts with the local authority to train local young people in these skills. E ovviamente anche l'autorità locale è interessata ad una rivitalizzazione, diciamo, di questo aspetto e quindi fornisce supporto per la formazione di giovani nella produzione di prodotti locali. As well as providing training, they also obviously sell their produce. They produce a substantial amount of food, which they sell directly to consumers in a box, vegetable box scheme. E quindi c'è appunto questo contratto con le autorità locali, vengono fornite attività di formazione, vengono venduti i prodotti nel cosiddetto box scheme, quindi uno schema a scatole. But they also sell to local restaurants and processors.
e vengono venduti i prodotti anche ai ristoranti locali e ad altre situazioni. One of the issues that they now face is that they have now trained lots of people in food growing, and those people want access to new land. So they're now looking at how they can help new trained growers to get access to land. Il fatto è che ora hanno formato tantissime persone e quindi c'è questo interesse a coltivare prodotti anche in altri territori, in altri spazi. And also establishing cooperative marketing arrangements for all of those different growers to be able to reduce the costs of marketing and of distribution so that they can pool those costs and share the benefit. Stanno anche cercando di creare un marketing cooperativo, quindi in modo tale da ridurre tutti i costi correlati alla commercializzazione e condividere i profitti derivanti da questo. And this is a much newer organization that we're providing support to now. And they just purchased their farm this year. It was a local authority farm. We have, I think, a hangover from the war and from feeding people after the war. We still have these local authority-owned farms. Questa è un'organizzazione abbastanza recente che è stata fondata quest'anno e si tratta di una fattoria che era di proprietà dello Stato e perché all'epoca insomma della guerra lo Stato aveva questo tipo di fattorie. So they have two staff, two paid growers. Ci sono due persone, coltivatori che sono pagati. But they also use volunteers. Però hanno anche volontari. They also sell their produce locally. Vendono i loro prodotti localmente. And hold community events to engage local people in the space, in the farm. Organizzano anche eventi di comunità per riuscire a coinvolgere le persone. And the farm has a number of derelict buildings on it, old agricultural buildings. E la fattoria, diciamo, questa azienda agricola, ha anche degli edifici che erano stati abbandonati. And they're currently looking at how they can restore those buildings in ways that will help to generate income to support the activities of the farm. E stanno cercando delle maniere per ricostruire, sistemare questi edifici e quindi organizzare attività che possano portare reddito. So they're looking at creating a kitchen that can be used for education, but also leased to people who want to create food products for local markets. So that they want to build a kitchen, mm-hmm. yeah, which can be used both for education, so mm-hmm. for teaching people yeah. on cooking, but also leased to people who want to create products to sell to local markets. E vogliono ad esempio creare delle cucine sia per fare attività di formazione che per affittarle, diciamo, a delle persone che vogliono vendere i prodotti locali. So they're currently looking at how they can where they are is a very very deprived remote part of the country. This is very rural with very very low economic activity. So they're, as well as farming, they're looking at how they can generate greater economic activity in the area. E visto che si tratta di una zona abbastanza isolata, molto rurale, stanno cercando di sviluppare delle attività che possano insomma sviluppare a livello economico questa zona. And then this is an organization called Ecological Land Co-op, and they are not growers themselves. So questa è un'altra organizzazione, Ecological Land Co-op, non sono coltivatori. So they purchase agricultural land and secure planning permission on that land, but then sell the sites at an affordable rate to new growers.
Quindi acquistano terra agricola e ottengono autorizzazioni alla pianificazione e quindi la vendono ad altri coltivatori. One of the issues we face in the UK is the very high price of land, not just in urban areas for development, but also agricultural land has reached very, very high prices over the last few years. Un problema dell'Inghilterra è che il costo delle terre è molto alto, non soltanto di quelle urbane, degli spazi urbani, ma anche di quelle agricole, e soprattutto negli ultimi tempi questi costi sono aumentati. And so there is an issue that new entrants, especially people who are looking to farm at a small scale, will not be making sufficient profits to be able to pay to purchase land. E quindi c'è il problema che questi coltivatori che acquistano la terra poi non riescono ad avere tutte le entrate necessarie per coprire la spesa. That's a mistake. So by purchasing land and by securing planning permission on the land, they are then able to offer these small holdings to new growers at the last ones at 86,000 euro. 86,000. Quindi grazie acquistano queste terre e assicurano autorizzazione alla pianificazione e riescono a mettere a disposizione questi appezzamenti di terra a coltivatori ad un prezzo di ad un costo di 800,000 euro. The grower then has to still build their house, so build their property on it, but actually it's quite hard to get land with planning permission. So this is a very good value proposition for the grower, and the ecological land co-op will offer favorable terms, so like a part purchase. E il coltivatore dovrà poi costruirsi la sua casa, però di solito è difficile avere la terra con il permesso all'utilizzo e quindi Ecological Land fornisce una buona soluzione a queste persone. And so the equivalent, a similar small holding but with a house already built on it, might cost 600,000. So there's an extra zero here. So you can see the affordability that they've managed to build into providing this kind of opportunity for new growers. Quindi è una grande opportunità per questi coltivatori perché simili aziende agricole che hanno già un edificio possono costare fino a 600,000 euro. There are conditions for people who are buying that they have to farm the land biologically, organically, and also that when it's sold, it has to be sold also at an affordable rate, so they can't just take the profits and go. E ci sono ovviamente delle condizioni, cioè la terra deve essere coltivata ad agricoltura biologica e poi se il coltivatore decide di vendere la terra deve farlo ad un prezzo accessibile, quindi non può decidere un costo elevatissimo. And so they are able to do this really by buying land which has been degraded through previous agricultural practice. E riescono a farlo perché prendono dei terreni che erano stati comunque abbandonati, utilizzati ma poi abbandonati. And then adding value by breaking it into small holdings and gaining planning permission. E poi aggiungono valore perché le dividono in piccole attività agricole, aziende agricole e riescono ad assicurare questi permessi all'utilizzo e alla gestione della terra. Sì, questo è un aspetto di nuovo abbastanza interessante. Volevamo essere sicuri di aver colto le differenze che ci possono essere rispetto alla nostra situazione. La prima domanda è se la difficoltà a cui Mark fa riferimento è una difficoltà di tipo burocratico, cioè il fatto che sia difficile ottenere il permesso di costruire è un problema, diciamo, burocratico legato a una normativa più restrittiva,
perché invece diciamo, ricordo che in Italia esistono delle norme diciamo, più pressoché universali che assicurano la possibilità per il proprietario di un fondo agricolo di sono calcolate in base al fatto che diciamo, si possa costruire un'abitazione purché la persona che ci vive si dedichi all'attività di agricola stessa. Quindi non ci sarebbe in teoria questa grossa difficoltà. Oppure invece, secondo aspetto della domanda, il supporto si estende anche in qualche modo all'autocostruzione, come l'immagine sembrerebbe suggerire, cioè la cooperativa affianca il nuovo agricoltore anche nella costruzione della casa. In the first question, we also have some rules which allow the building of farm houses for people who are working the land. Quindi per quanto riguarda la prima domanda, c'è la possibilità di costruire la casa anche per le persone che lavorano sull'appezzamento. But not that won't always work for such a small for these quite much smaller parcels of land. So these are small holdings. Però questo non funziona per questi piccoli appezzamenti. Probably like kind of less than 10 hectares. Sono meno di 10 ettari. Giusto per capirci, cioè l'equivalenza in base all'indice di fabbricabilità fondiaria in ambito agricolo significa che su un fondo di un ettaro in Italia è diciamo, tendenzialmente sempre possibile edificare una casa diciamo, di 100 metri quadri, quindi sufficiente per un nucleo familiare. I wish we had these. Magari avessimo anche noi questa. Poi ha portato un'edificazione diffusa perché ovviamente dai 100 o 300 metri cubi a seconda di come li calcoliamo spesso sono diventati il doppio, insomma ci sono stati tutta una serie di problemi anche col frazionamento ulteriore per cui purtroppo questo spesso è stato un grimaldello per costruire più di quanto fosse invece necessario, consentito in ambito agricolo e soprattutto perché c'è stata una disconnessione diciamo, fra l'uso effettivamente agricolo invece degli usi residenziali mascherati. Okay, so the there's some balance to be found in the middle because we have the problem that our rules are so restrictive that it makes it very difficult for people who manage land to work or to live on the land. Yeah. Per noi la legge è così restrittiva che è difficile per la persona che abita su quell'appezzamento lavorare poi quell'appezzamento, quindi bisogna trovare un equilibrio. And then your question about the support to build the house, that I don't know, I would have to ask them. L'altra domanda sull'aiuto nella costruzione della casa, non lo so, devo chiedere. So cos'è quella foto? It's quite often a communal activity, so you know, you're bringing in other people to help, but these are self-build houses quite often. So it's quite often a shared effort. Semplicemente un'attività comune, un sforzo comune di costruire questa struttura insieme. Where are we? So it's 25 past. I'll do the open spaces after lunch. Would that be? Right, or so unless there's kind of questions on that for now. Avete domande però? Sì, appunto, facciamo un piccolo giro di domande se ci sono e se no facciamo la pausa perché per chi vuole c'è la possibilità di mangiare qua alla mensa dello YAM e quindi puoi rimanere qua e poi riprendere alle 3 con il
Sì, forse alle 2:30, così magari riusciamo a non chiudere per le 7, ma riusciamo a chiudere prima, sempre con Mark che continuerà a presentarci alcune iniziative e poi con una seconda fase più di tavola rotonda, di interazione, di comprensione, rielaborazione delle questioni e dei temi e delle parole chiave che abbiamo ascoltato durante la mattina.